Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui sul Ticino a vedere cosa si sono dimenticati i cercatori che hanno scavato in questa zona. Abbiamo fatto un po' di prospezione in questa lingua dove ci sono diversi sassoni molto grossi e siamo riusciti a individuare questo pezzettino dove abbiamo trovato una quarantina, una cinquantina di paluzze in una battea qui e idem in quel buco lì, quindi in teoria questo tratto qui dovrebbe essere carico. Adesso con i ragazzi facciamo qualche secchio e andiamo a vedere che cosa riusciamo a recuperare in questi momenti così secchi. Adesso sta andando anche troppo veloce, però affidiamola leggermente. Oh, così è troppo, aspetta. Lo sono fatto al contrario. Vai, versa. È comodo però così. Noi non l'abbiamo mai trovata. La tramoggia? Sì, è comodo. Eh sì, l'ho inventata apposta. Figurati, io gli metto quello alto così con il secchio bucato, quindi vedi, adesso devi fermare, se c'è il culo lì invece buttarli dentro. È abbastanza veloce, quindi la chiudiamo ancora, per chiuderla abbassi. Ecco, così. Dopo quando si smette si tolgono tutti i piedini, per togliere tutto concentrato, per togliere gli elementi. Quindi l'abbiamo ginellato nel secchio? Sì, o anche nella battea se vuoi, ma è meglio nel secchio così sì. Almeno sbatti di più e poi versi tutto, poi versi tutto nella battea. Sì. Quanti secchi tiene? Come? Cioè, ogni quanto bisogna vuotare? No, a fine giornata, queste sono talmente profonde queste trappole che sotto sì. C'è anche il miner moss, che il concentrato pesante va ad accumularsi tutto di sotto, quindi prima che riempi quello strato di spugna e olio di materiale pesante puoi stare qua tutta la giornata, ma anche due giorni volendo. Dai, verso le 5 cominciamo. Sì, non è che devi stare a pulirlo ogni due ore, cioè lo lasci lì e... Senti com'è silenziosa, che bel rumore. Sì. Sembra fiume. Vado a dargli una mano. Ok. Siamo giusti venuti a dare una dimostrazione di com'era la prospezione. È andata bene perché abbiamo trovato, quindi vedete che sul Ticino a volte si può trovare qualcosa perché è veramente molto grande. Quando si tratta dei torrenti invece più piccoli, le punte sono tutte scavate perché sono tutte molto facilmente raggiungibili e quindi il fiume non ha scampo, ma qui ci sono dei posti molto ampi dove la gente non gira, se in effetti questa lingua non è stata neanche toccata ed è bella ricca. Eh sì, sono andata in castrare lì. Sì, dai, la prospezione l'abbiamo fatta, fa vedere cosa c'è qui. Vieni, arriviamo, sono arrivata fino a lì. Vediamo cosa riusciamo a fare con una mano, va che bello. No. Ciula, dai. Ce n'è. Sì, ce guarda, n'è. Guarda. E ce n'è anche di più. E ce n'è anche di più di quello che... Che belle, ragazzi, che belle. Guarda che belle. Che belle. Corradino. Sono bellissime. Fatemi da video, lo pulisco. Oh, ho preso la mano.
e hai scavato praticamente sì, vabbè, pochissimi, ma dico nello scavo sì, per vedere se stai scavando giusto, quindi capisci, certo. ogni tanto, anche se sei sicura che c'è dell'oro nello scavo che stai facendo, però è sempre meglio controllare, perché appunto ci possono essere dei vuoti. Ed è bello grosso. È bello e grosso, sì, è. Ti portiamo via l'oro, Andrea. Ma figurati. Sì, vabbè. Però c'è tutto da scavare dopo. Ascolta, se guarda, io ti ho portato qua è perché ti volevo far prendere l'oro, non per andarti a casa da mani vuote. Guarda. Bella, bella, bella. Quindi stiamo andando giusto, stiamo andando nella direzione giusta. Giusta. Si vedono anche le scagliettine lì, è due. Eh no, queste sono belle grosse, eh? Ma che bello questa cosa qui, ma che bella! Eh sì. Beh, ho lasciato i ragazzi di là a fare i loro secchi. E abbiamo constatato che c'è qualcosa, adesso loro si faranno altri una decina di secchi per vedere cosa riescono a trovare. Io penso che 10 secchi, mezzo grammetto, da quello che abbiamo visto dovrebbe esserci. Adesso dove cazzo è la strada qui? Boh. Andiamo a vedere dove è la strada. E ogni tanto mi perdo anch'io che ci sono nato qua, soprattutto quando il sole picchia. Volevo passare di qua perché ho visto un albero di gelso. Volevo farvelo vedere anche a voi. Mi sa che ho sbagliato strada. Eh sì, ho sbagliato strada, però che palle. Vediamo se riesco a tagliare giù di qua. Andiamo di là. Vediamo se siamo riusciti sulla stradina. Fa caldo. È impensabile andare a scavare giù, ragazzi. Andate su in montagna se volete scavare, andate a trovare le pipitine, qualche posto nuovo. Quanto riguarda l'ora alluvionale, dobbiamo aspettare. La stagione non è da aprile a settembre, la stagione è da settembre ad aprile. Se puoi fare la piena ad aprile, va bene, ben venga. Eccolo lì l'albero di gelso. Ci ho fatto colazione stamattina. E mo mi faccio ancora colazione adesso. Ma che bello! C'è un po' di cosa dei pioppi, ma è buono anche quello lì, Ragazzi! Spettacolo, questi sono già secchi. Sono già secchi, guarda che bello questo qua. Maturo, con un po' di pioppa. Buonissimo. Cazzo, si è seccato, ci è mancato un po' d'acqua in questi ultimi giorni, se no questo era tutto bello carico. Questo è bello carico, bello maturo. Guarda che bello, questo è bello. In bocca, via. Anche. Fa niente, anche se ci sono i ragni. Mangiamo anche quelli, ragazzi, sono buoni. Bel grill si mangia tutto. Questo è appena maturato, guarda che bello. Qua ce ne sono ancora che stanno maturando. Sono tutti questi quattro cosi, vado a bermi una bella birra fresca.
a casa dei miei cagnolini. Faccio un bel bagno. E per oggi, ragazzi, la giornata è finita. Ciao, vi saluto. Un abbraccio. Ticino Gold Jäger. Ciao, ragazzi.